Benvenuti in questo nuovo appuntamento di Radio K2 dedicato all'archeologia. Archeologia in breve è un programma a cura dell'archeologa Valentina Leonelli. Il programma si concentrerà sulle civiltà nuragiche, percorrendo un sentiero che ci condurrà attraverso i nuraghi, le culture, i modi di vivere del periodo nuragico, fino ad arrivare ai giganti guerrieri di Monte Prama. Archeologia in breve è un programma di approfondimento sulla civiltà nuragica, quindi non solo territorio, costruzioni, ma vita quotidiana, il culto e le rappresentazioni della vita quotidiana del periodo nuragico. In questa prima puntata la dottoressa Leonelli ci parlerà dei nuraghi e del territorio. Con il termine di nuragico viene riconosciuto quell'insieme di manifestazioni della cultura materiale che sono prodotte in Sardegna a partire dall'età del bronzo medio fino all'inizio dell'età del ferro, ossia dal XVI secolo avanti Cristo al IX secolo avanti Cristo. Il termine nuragico deriva dall'espressione materiale più emblematica di questa civiltà, il nuraghe. Il nuraghe è un edificio a torre costruito in pietre di grandi dimensioni più o meno regolarmente lavorate, al cui interno si trovano una o più camere sovrapposte caratterizzate dalla tipica copertura denominata tholos, che è realizzata con blocchi di pietra sovrapposti in maniera concentrica. Per il restringimento progressivo dei corsi delle pietre, la torre presenta il tipico aspetto a tronco di cono. Ma nell'età del bronzo medio, prima del nuraghe a tholos, viene realizzato un altro tipo di nuraghe, il nuraghe a corridoio o nuraghe arcaico. I nuraghi a corridoio sono delle strutture massicce, realizzate sempre con grandi blocchi di pietra e presentano al loro interno uno o più corridoi coperti a solaio piano. A volte è presente una cella, che in genere è piuttosto contenuta rispetto al perimetro esterno del nuraghe. Una scala porta al piano superiore, il terrazzo. Spesso il nuraghe a corridoio ingloba degli speroni rocciosi. L'elemento distintivo dei nuraghi a corridoio rispetto ai successivi nuraghi a tholos è la netta prevalenza della massa, ossia le murature, sullo spazio, ossia la cella e i corridoi, oltre al fatto che i nuraghi a corridoio non presentano la copertura a tholos. Il nuraghe a tholos ha la sua diffusione a partire dalla fine dell'età del bronzo medio, per intenderci tra il XV e il XIV secolo avanti Cristo. Il termine tholos designa un ambiente circolare con copertura a cupola formata attraverso il progressivo restringersi dei corsi delle pietre che costituiscono le pareti, pietre che sono messe in opera leggermente sporgenti, cioè in aggetto, fino alla chiusura definitiva. In questo modo si realizza una struttura autoportante. La tholos, impiegata in Sardegna come sistema di copertura delle camere interne dei nuraghi e di molti templi a pozzo, non è una soluzione architettonica esclusiva della civiltà nuragica, ma appare anche in forme architettoniche del Mediterraneo antico, come ad esempio nelle tombe micenee, ma con accorgimenti diversi.
Le tombe micenee sono infatti semi-ipogeiche, mentre il nuraghe è una costruzione completamente subaerea. La parte più complessa da realizzare del nuraghe, con il restringersi della superficie utile, era la parte superiore, il coronamento, costituito da un terrazzo che era retto da grandi mensole in pietra di forma trapezoidale, alternate a blocchi a cuneo perfettamente lavorati. Questo sistema di mensole e blocchi costituiva un anello di muratura che aveva la funzione di serrare la costruzione rendendola più stabile. Nei crolli delle parti superiori dei nuraghi si rinvengono tutti questi elementi, cioè i mensoloni, i blocchi a cuneo e dei blocchi parallelepipedi, anch'essi perfettamente lavorati, che presentano spesso delle scanalature nelle quali veniva colato del piombo fuso come legante per ottenere quindi una migliore aderenza tra i blocchi. Le torri consistevano in genere in due piani più il terrazzo per oltre 20 metri di altezza, o come nel caso del nuraghe Santo Antine di Torralba, potevano raggiungere i tre piani più il terrazzo. Le costruzioni arrivate fino a noi, che sono da oltre tre millenni parte integrante del paesaggio sardo, conservano in genere il primo piano, spesso il secondo, mentre è crollato proprio il coronamento superiore, cioè il sistema mensole e blocchi del terrazzo. Senza altri dati dalle analisi dei crolli, possiamo solo fare delle ipotesi sul tipo di parapetto del terrazzo. Si suppone che venisse realizzato in legno o in mattoncini di fango. Una scala elicoidale permetteva di collegare le camere del piano terra e del piano superiore fino al terrazzo. Le camere erano spesso dotate di nicchie, in genere in numero di tre. Luce e circolazione d'aria erano garantite da grandi finestroni realizzati di fronte all'ingresso del piano superiore, ad esempio, e da fessure verticali strombate, chiamate feritoie. Tutta la costruzione era perfettamente coibentata, sia all'esterno sia all'interno, inserendo tra un blocco e l'altro, insieme ad argilla, delle zeppe, che sono delle piccole pietre di varie dimensioni, di varia tipologia e anche di vario materiale. Il nuraghe può essere variamente articolato. Può essere composto da un'unica torre, cioè monotorre, da due o più torri, cioè complesso, costituito da torre centrale e da due a cinque torri laterali che costituiscono il bastione, che può essere appunto ad adizione laterale o frontale, trilobato, quadrilobato, pentalobato. Le torri del nuraghe complesso sono collegate da cortine che possono essere rettilinee o curvilinee, dotate anch'esse del sistema mensole per sorreggere gli spalti e i camminamenti. Uno o più cortili permettono il collegamento tra la torre centrale e le torri laterali. Il bastione, a sua volta, è racchiuso in un'ulteriore cinta muraria con torri, chiamata ante murale.
ogni nuraghe poteva avere a disposizione come riserva idrica almeno un pozzo o una cisterna. Esistono dei sistemi sofisticati di ingegneria idraulica per eliminare il troppo pieno, come nel nuraghe Sant'Antonio Torralba, ad esempio, o nel nuraghe Rubio di Orroli, dove al centro del cortile veniva scavata una canaletta che era in collegamento diretto con il pozzo o con la cisterna. Il nuraghe complesso, composto da più torri, è certamente un tipo di monumento presente esclusivamente in Sardegna. In genere il nuraghe è realizzato al di sopra di un bancone roccioso, spesso ne ingloba delle parti e si adatta ai diversi livelli della roccia. Il materiale usato pertanto è locale, si utilizza quello di cui si dispone, quindi nella maggioranza dei casi il nuraghe è cavato sul posto. La scelta del materiale ha spesso determinato anche la scelta della tecnica muraria del paramento, oltre ad aver contribuito chiaramente alla maggiore o minore conservazione delle strutture. Si trovano prevalentemente nuraghi in basalto o in trachite. Meno comuni sono i nuraghi in calcare, in scisto e in granito. Ma una caratteristica comune è l'uso nel coronamento delle torri di blocchi di pietra di tipo diverso rispetto a quello della costruzione di base. Si troveranno infatti blocchi in calcare, ad esempio in nuraghi in basalto o viceversa. A cosa serviva il nuraghe? Il nuraghe era un formidabile punto di controllo del territorio circostante e delle proprie risorse, quindi punto di controllo delle vie naturali di penetrazione e di transito, dei fiumi, degli approdi, delle aree sfruttate per l'allevamento, per le coltivazioni, per il pascolo. E gli oltre 8.000 nuraghi facevano parte di una rete capillare di controllo del territorio dall'interno alla costa. Una rete di microsistemi territoriali di nuraghi di tipologie diverse, monotorri e più articolati, visibili tra loro anche a distanze minime, come 150 metri, 200 metri. Microsistemi territoriali inseriti all'interno di sistemi più vasti, come ad esempio quelli degli altipiani, all'interno di macrosistemi delle macre aree. Per questa puntata è tutto, ringrazio l'archeologa Valentina Leonelli e vi do appuntamento alla prossima puntata di Archeologia in Breve.